Buongiorno a tutte bellezze e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi avevo intenzione di portarvi con me in questa giornata di restyling, chiamiamola così, comunque mi volevo dare una sistematina, in particolare ai capelli, e so che i video a tema capelli vi piacciono tantissimo. Qui ho il mio cappuccino solubile della Pascià, cucchiaino scarso di muscovado, ossia zucchero di canna integrale, e ora andiamo con l'acqua calda. Mescoliamo bene il tutto e guardate che carino questo biscotto, è un amore, è un pulcino. Ci arriviamo al cioccolato, questo biscottino l'ho preso al forno. Ora vado a sciogliere i capelli. Ora risciacquiamo tutto. Allora, all'interno della scatolina troviamo i guanti. Sono dei guanti anche abbastanza resistenti. Sì, sono stradoppi, raga, non sono i classici guanti di lattice. Sono proprio doppi, spessi. Busta dell'immondizia, sacco nero, sacco giallo, quello che volete. Io ho qui praticamente questa mantellina, non è proprio una mantellina, qua c'era il buco per far uscire la stampella, invece noi da qua faremo uscire la testa. Vi faccio vedere, poi la tiriamo giù. Aspettate che mi alzo. Ok, adesso vado a dividere i capelli in sezioni. Procuratevi un mollettone, molletta qui, e iniziamo. Diciamo che io, nonostante abbia i capelli molto lunghi, riesco a fare tranquillamente 4 applicazioni. Per quanto mi riguarda lo faccio una volta al mese. Vedete? Sembra quasi di mettere della Nutella sui capelli, cosa che ho già fatto. Mentre applico la maschera vi spiego un po' come funziona. Allora, abbiamo capito che non si applica su capelli bianchi. È soltanto un riflessante, può essere applicato sia su capelli tinti che su capelli naturali. E ci siamo. Per quanto riguarda il tempo di posa, varia dai 5 ai 15 minuti, ma io vi dico che questa maschera più la tenete in posa meglio è, un po' come tutte le maschere riflessanti. Quindi noi intanto la applichiamo e poi vi potete dedicare a quello che volete, alla lettura, a guardare una serie TV, alle pulizie di casa, a cucinare, a quello che volete, insomma. Arrivato a questo punto io la metto bene anche sulla radice, perché mi interessa che ci siano riflessi proprio a partire anche dalle radici, non soltanto sulle lunghezze. Adesso con la spazzola possiamo iniziare a pettinare, ovviamente sempre in maniera delicata, e dopo aver pettinato vado a mettere un'ultima noce di prodotto su tutta la ciocca. Ormai saranno 4 anni, se non di più, che utilizzo questo prodotto. Ovviamente, per chi se lo stesse chiedendo, non è un prodotto bio, contiene dei siliconi. Ahimè, mi duole dirvelo, se siete passati ad una routine bio, questo prodotto per voi non va bene. Però, come dico sempre, solitamente chi è passato al bio utilizza le erbe tintorie, ecco. Ok, dopo aver fatto questo mettiamo un'ultima noce di prodotto e adesso
praticamente tiriamo su tutto, faccio un unico piccolo scignoncino, chiamiamolo così, blocco con la molletta, guardate il collo, ma non vi preoccupate perché con una spugnetta e un po' d'acqua strofinando va via, potete mettere anche acqua e sapone. Mettiamo tutto sotto una cuffia in modo da far penetrare meglio il colore. Per quanto mi riguarda, il mio tempo di posa oggi sarà di circa un'ora. Mentre aspettiamo che la maschera rimane in posa, facciamo qualcosa di utile. Volevo mostrarvi questa cosa carina. Ho acquistato questo sacco Proteggi Biancheria. Praticamente serve per i calzini. Avete presente quando mettete i calzini in lavatrice e poi non si sa come spariscono, li avete tutti spaiati? Ecco, questo sacchetto Proteggi Biancheria serve sia a non perdere i calzini ma anche a non rovinare capi come possono essere reggiseni, alcuni tipi di mutandine eccetera. Ma l'utilizzo che ne voglio fare io oggi è un altro. Vi do questa dritta, lo utilizzerò per lavare i pennelli, quindi li mettiamo tutti dentro questo sacchetto, dopodiché manderò tutto in lavatrice perché non mi va di lavare i pennelli uno ad uno, e poi penso che in lavatrice vengano molto molto più puliti. Non avete idea quant'è che non lavo i pennelli, giuro che ho quasi finito, sono tipo tantissimi, se non facevo così. Ok, in più voglio inserire anche due beauty blender, vediamo se c'entrano. Vediamo un po', sì, ci siamo. E quest'altra in quest'altro angolo. Ora chiudiamo tutto e mandiamo il nostro pacco in lavatrice. Praticamente dovete risciacquare finché non vedete l'acqua venire pulita. Dopo aver risciacquato bene il tutto, vado a districare i capelli, ovviamente su capelli già tamponati, e come potete vedere la spazzola scorre che è una meraviglia. Questo perché la maschera CC Cream di Collistar rende i capelli morbidissimi. Una meraviglia. Ora applico il siero antiruttura di Yves Rocher. Divido i capelli in sezioni e iniziamo con l'asciugatura. Per fare prima utilizzo la mia spazzola Revlon One Step, che adoro perché facilita tantissimo la piega. Piega fatta, guardate che belli, luminosi, e soprattutto il colore è uniforme. Nel frattempo mancano soltanto due cose da applicare. Allora, il primo è questo siero della Grow Gorgeous, che è un siero per la crescita dei capelli, e visto che sto utilizzando questi prodotti da un po', da più di un mese, vi porterò a breve i risultati prima e dopo. Di questo siero ne vanno 20 gocce sul cuoio capelluto pulito e poi si massaggiano senza risciacquo. Praticamente è una cura sia per inspessire i capelli che per farli crescere più velocemente. Una volta applicato lo massaggiamo delicatamente. Mi sono spettinata tutta. Ora sulle lunghezze invece vado ad applicare l'olio di ultradolce Garnier con burro di cacao e olio di cocco, che è praticamente finito. Io adoro mettere un finish dopo la piega perché mi fa sentire i capelli più compatti, luminosi, lucidi, eccetera. Allora, so che è una cosa anomala quella che ho fatto, ossia spurire i capelli, perché in effetti ho fatto un riflessante cioccolato e è andato a donare più intensità al mio colore naturale, che è già abbastanza scuro. Solitamente in primavera si va a schiarire, si va di schiaritura, e io stessa in primavera amo schiarire e in autunno amo scurire. Ma questa volta, visto che lo scopo è far ricrescere tutto il mio colore naturale, non mi interessa né schiarire né scurire in realtà, ma intensificare, ecco, ed è quello che ho fatto con questa maschera di Collistar. E comunque non c'è paragone, perché prima avevo questi riflessi più chiari, non so, mi davano un po' di capello trascurato, invece adesso che vedo tutto il colore uniforme dalle radici alle punte, sembra che sia tutto mio. Se adesso tagliassi i capelli a caschetto, questi sarebbero tutti miei.
mentre quelli sotto, sì, sono i miei, ma sono il residuo di una vecchia tinta, cosa che non farò più finché non mi spunteranno i bianchi, spero il più tardi possibile. Tiriamo indietro i capelli e visto che ho messo a lavare le mie Beauty Blender, ne andrò ad aprire un'altra. Allora direi di andare con il lilla, visto che ho messo dei jeans lilla oggi, voi non li vedete. Sto indossando dei jeans lilla. Inumidisco la spugnetta con l'acqua termale della Roche-Posay. E visto che sono ancora bianca perché non ho ancora preso il sole, continuo con il mio solito fondotinta infallibile di L'Oreal 24 ore matte nella colorazione, se esce forse, vaniglia. Ma spero di cambiare tonalità al più presto perché quest'anno, raga, ho intenzione di abbronzarmi, cosa che l'anno scorso non ho fatto, sono tipo 2 anni e non prendo il sole. Metà viso l'abbiamo fatto, cioè guardate l'effetto, c'è proprio una differenza, un abisso. Da questa parte sembra che ci sia un filtro che mi leviga la pelle, di qua vabbè, di qua lasciamo perdere. Copriocchiaie di Astra, il Long Stay Concealer con tenuta a lunga durata fino a 12 ore. Dobbiamo assolutamente coprire queste occhiaie. Poi in questo periodo dell'anno sono anche più accentuate perché dovete sapere che da aprile fino alla fine di giugno io sono torturata dall'allergia, sono allergica ai pollini e quindi respiro male. Prendo l'antistaminico, la rinazina spray, cioè mi imbottisco di farmaci in questo periodo dell'anno. Non ossigeno bene la notte, quindi di conseguenza, non ossigenando bene, mi sveglio con delle terribili occhiaie. Vado a pettinare in su le mie sopracciglia con questo mascara trasparente di Essence. Diciamo che questo non colora, serve soltanto appunto a dare quell'effetto laminazione sopracciglia che adesso va tanto di moda, ma a me piace proprio perché apri lo sguardo, il sopracciglio pettinato all'insù. Vado a fare una sfumaturina con la mia terra di The Balm. Qui nella piega dell'occhio per donare tridimensionalità allo sguardo, diciamo che vado a fare il mio solito trucco super basic che faccio tutte le mattine, già che ci siamo, contouring. Vi dico sempre che non vado a fissare il fondotinta perché ha una texture matte, quindi una volta asciutto diventa cipriato, effetto cipria e ho paura che andandolo a fissare con delle polveri mi vado a seccare troppo la pelle, invece così lo sento più confortevole. Illuminante in crema, sempre di L'Oreal, questo è il Perfect Match. Diciamo che questo lo utilizzo più che altro quando sono un po' più abbronzata, perché oltre ad essere un illuminante in crema, ha dei riflessi dorati. Non essendo ancora abbronzata, non so quanto possa risaltare questo illuminante sulla mia pelle, anche perché ha un effetto molto naturale, penso che da lì neanche si veda quello che sto facendo. Vi assicuro che l'ho applicato però. Questa cosa si vede solo al sole, credo, quando il sole riflette, però vabbè. Per finire, eyeliner. Mascara di Maybelline, il Ciglia Sensazionali. Devo dire che lo scovolino di questo mascara li divide abbastanza bene, non fa grumi, non fa quell'effetto chiamato zampe di ragno, ma dà un effetto allungato e molto naturale. Lucida labbra. Questo è lo Shine 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 di Essence, che avevo già applicato prima. Mi piace sentire le labbra idratate. Voilà! Ve l'avevo detto, non è nulla di elaborato, il trucco è terminato. Diciamo che questo è il mio trucco basic della mattina. Fondotinta, sopracciglia, mascara. L'eyeliner non è fondamentale, però insomma adesso l'abbiamo messo. Lucida labbra e un po' di contouring. Stop! Trucco e parrucco l'abbiamo fatto. Prima di proseguire con questa giornata, volevo darvi delle dritte se volete far durare di più il colore, sia la tinta, che sia un bagno di colore o che sia appunto una maschera riflessante colorata. Allora, diciamo che queste tre cose che ho appena elencato cambiano di sicuro. La tinta penetra nel fusto capillare attraverso l'ossigeno che apre le squame e fa penetrare il colore all'interno. Il bagno di colore rimane un po' più in superficie, quindi non penetra dentro proprio come la tinta. C'è sempre una minima quantità di ossigeno, ma il colore appunto non va così a fondo. La crema o maschera colorata, neanche a dirlo, rimane proprio sulla superficie del capello. Quindi tra queste tre cose sicuramente la più duratura è la tinta. A me, ad esempio, non piace, come avete visto, quando la tinta sbiadisce, fa
Infatti io sulle punte avevo questa tinta sbiadita, non mi piace per niente, a meno che non sia un effetto voluto, un effetto degradé naturale, allora sì, però tinta sbiadita non ci piace. Ci sono colori che sono un po' più difficili da mantenere, come ad esempio il rosso, che scarica veramente tantissimo, e in quel caso vi consiglio, oltre ad utilizzare la tinta, di mantenere il colore anche con delle maschere colorate per prolungarne l'intensità e la brillantezza. Però in generale ci sono degli accorgimenti, delle cose a cui stare un po' più attenti per appunto far durare di più il colore. Prima tra tutte, evitate prodotti troppo aggressivi, quindi possono essere uno shampoo troppo aggressivo. Io vi consiglio di utilizzare shampoo che non abbiano solfati, parabeni, eccetera. Ecco, una cosa che farà scaricare subito la tinta, il bagno di colore, la crema colorata è lo shampoo antiforfora. Se state cercando di mandare via il colore, lo shampoo antiforfora è quello che fa per voi. Ma se volete al contrario preservare il colore, no allo shampoo antiforfora, quindi no a prodotti aggressivi e no allo shampoo antiforfora, perché fa scaricare molto prima il colore. Altra cosa da evitare è quella di lavare troppo spesso i capelli. Io sono arrivata a lavarli una volta a settimana, ho trovato questo equilibrio, ma perché fortunatamente non mi si ingrassa molto la cute. Cercate di trovare voi il vostro equilibrio, però io vi consiglio non più di due, già tre sono troppe, volte a settimana. Altra cosa da tenere in considerazione se volete preservare la lucidità e la bellezza del colore è sicuramente quella di non utilizzare l'acqua bollente. L'acqua troppo calda cosa fa? Sicuramente farà aprire le squame del capello, sarà più facile che venga fuori del crespo, i capelli si rovineranno prima e risulteranno addirittura opachi e spenti. L'acqua fredda, al contrario, va a richiudere le squame del capello, a compattarlo, quindi a renderlo più lucido e appunto a trattenere meglio anche il colore. Per i lavaggi regolatevi, ma l'acqua deve essere sempre tendente al freddo. Se non la sopportate fredda, fate tiepida, ma deve essere più tendente al freddo che al caldo. Altra cosa da evitare assolutamente se volete mantenere il colore è quella di evitare il cloro. Quindi se andate in piscina, se fate come sport nuoto, sia la cuffia e ad oli protettivi. Questo sia per quanto riguarda la piscina in quanto sport, sia per quanto riguarda la piscina o il mare d'estate, perché il cloro, oltre ad indebolire il capello, lo va a schiarire, cioè consuma, mangia il colore, diciamo così, vale anche per l'abbronzatura. La salsedine, stessa identica cosa, farà scaricare molto prima il colore, proprio perché il sale è un corrosivo. Se ci andiamo a mettere anche il sole, diciamo che tutta questa combinazione di cose farà scaricare subito il colore, subito, in men che non si dica, oltre a seccare molto i capelli. Cuffia se andate in piscina e oli protettivi sui capelli. Però fate attenzione anche agli oli che utilizzate, perché ci sono degli oli che, ahimè, anziché preservare il colore, fanno una sorta di decappaggio, ossia fanno scaricare prima il colore. Quindi gli oli che vi consiglio per far durare più a lungo il colore sono l'olio di amla, che è conosciuto proprio per le sue proprietà coloranti sul capello, non perché vada a colorare di per sé, ma perché preserva il colore. Evita appunto che vi spuntino i bianchi e dà una intensità proprio anche alle tinte, ad esempio c'è chi lo unisce all'henné per prolungare la durata del colore. Quindi sì, l'olio di amla, anche l'olio di cocco come protettivo potrebbe andare bene. Fatelo su capelli umidi, quindi questi impacchi di oli, se dovete andare al mare o in piscina, fatelo su capelli già un po' inumiditi, non dico bagnati, grondanti, ma inumiditeli un pochino in modo da trattenere anche un po' di idratazione. Altra cosa che farà scaricare prima il colore sono i trattamenti alla cheratina. Se fate la cheratina, ahimè, il colore scaricherà molto molto prima. Se fate la tinta, fate prima il trattamento alla cheratina e poi magari dopo qualche giorno potete fare la tinta. Non fate mai il contrario, cioè prima la tinta e poi il trattamento alla cheratina, perché appunto questo trattamento farà scaricare molto prima il colore. Infine, no a fonti eccessive di calore, quindi no piastra. Guardate, di recente è stato fatto un esperimento, mi pare di aver visto il video su TikTok, un parrucchiere passava la piastra su una ciocca decolorata.
La prima, dopo la passata di piastra, diventava praticamente platino, la seconda rimaneva un po' più sui toni del biondo miele. Quindi io questo non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, la piastra sbiadisce il colore dei capelli. Quindi cercate di evitare questi strumenti che provocano questa fonte di calore eccessiva, oppure se utilizzate phon e spazzola o un one step come utilizzo io, mettete prima il termoprotettore perché oltre a proteggere il capello andrà a preservarne anche il colore. Infine, sembra scontato, proprio come ho fatto io, sì a maschere coloranti proprio per prolungare la durata del colore, intensificare i vostri riflessi naturali e donare più brillantezza al capello. Soprattutto, ripeto, se fate il rosso. Non si sa perché, ma il rosso in tutte le sue sfumature è uno dei colori più difficili da mantenere. Che sia un rosso rame, un rosso ciliegia, un rosso mogano è uno dei colori più difficili da mantenere. Io so di mie amiche che hanno fatto il rosso per anni e mi dicevano che scaricava tantissimo al mare, scaricava tantissimo anche d'estate quando sudavano, avevano la fodera del cuscino tutta macchiata. Diciamo che sì, questi sono i contro del fare il rosso, proprio perché è un colore molto pigmentato e richiede molta molta cura. Io credo di aver detto tutto, o meglio tutto quello che mi è venuto in mente, spero che non mi sia sfuggito nulla. E ora vi posso mostrare l'outfit di oggi. Sopra ho indossato questo body trasparente color carne, difatti sotto ho messo una canottiera color carne perché è veramente, raga, totalmente trasparente questo body. Poi la mia solita cintura e questo jeans lilla. Allora, raga, io non so perché, ma quando arriva la primavera mi prende una voglia di lilla incredibile. Infatti ho tantissime cose lilla nell'armadio ed è un colore che non è sicuramente nella mia palette, perché credo di essere un autunno, lo dico sempre, e il lilla è un colore freddo, però a me piace tantissimo e fa troppa primavera, quindi ho deciso di abbinare questo color carne con un jeans lilla. Questi sono i capelli. Io penso che dall'ultima volta che li abbiamo tagliati sono cresciuti un bel po'. Io spero che questo videovlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, come al solito vi abbia dato degli spunti, dei consigli utili per voi. Adoro darvi consigli, soprattutto se si tratta di capelli, ormai lo sapete. Quindi, se questo video vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere tutti i contenuti che escono qui sul mio canale, soprattutto in questo periodo che sono così incostante. Ma vi prometto che vi dirò perché sono così incostante in questo periodo. C'è un perché, lo scoprirete molto presto. Seguitemi anche su Instagram, soprattutto se volete essere salutati nel prossimo video. E io infatti dovrei avere delle bellezze da salutare perché me le sono segnate. Aspettate, Grazia Maldera e Greta Purple Bunny 5. Un bacione, bellezze mie. E noi ci vediamo come al solito qui ogni settimana con nuovi video. E vi mando un grossissimo bacio.